sicurezza alimentare che era stata accantonata. È una cosa che si dava per scontato, che il cibo ormai non manca, non si muore più di fame, e se uno muore di fame perché è povero qualcuno l'aiuta. Ecco, questo che è una certezza, è stata una certezza che è durata una quarantina d'anni, oggi non è così, nel senso che veramente siamo appesi a un filo su questi temi. Senti, parli anche dei populisti della Silicon Valley. Ma chi sono questi populisti della Silicon Valley? Sono proprietari di tutti i software che avevano i telefonini in tasca. C'è quelli che hanno scoperto una cosa incredibile, cioè il fatto che la principale merce come valore sulla Terra oggi sono i nostri dati. E hanno inventato un sistema di figurini di colore, un po' come gli specchietti di Colombo, no? Nel 500, quindi un po' di giochi e giochini, per farci regalare i nostri dati a queste persone che poi quei dati li rivendono. E non soltanto hanno creato i più grandi database del mondo su tutti i nostri dati, dalla salute ai gusti, alla politica, alla religione, ai nipotini, a cosa mangiamo, cioè tutto, quindi dati che riguardano la nostra vita completa, che noi gratuitamente e volontariamente concediamo. Su questo hanno messo in piedi una raccolta pubblicitaria che non ha paragoni nella storia della pubblicità. Oggi principale Google, il numero uno al mondo, ha superato televisioni, giornali, tutto passa da lì. E soprattutto gli sviluppi di questo accumulo di dati che stanno avendo saranno tantissimi in futuro. C'è una sanità, ad esempio, che sempre più tende alla privatizzazione, allo smontaggio della sanità pubblica. Tutti quei dati sulla nostra salute che stanno accumulando sono molto utili per l'offerta di servizi, e su questo su ogni settore. Quindi ecco, perché populisti della Silicon Valley? Perché loro ci hanno raccontato che in realtà il loro business era migliorare il mondo. Cioè non è che ci hanno detto che vendevano, che chi fabbrica questo dice che è buono, che dura nel tempo, che ti tiene fresca l'acqua, che è un buon prodotto. Loro no, loro non ti dicono, anche perché il loro prodotto non esiste, cioè è virtuale il loro prodotto. Loro dicono che hanno cambiato il mondo e che avrebbero cambiato il mondo. Quelle che sono cambiati sono loro, perché sono diventate le persone più ricche al mondo, quindi sicuramente per loro così è stato. Oggi la ricchezza non è più di chi produce, ma di chi lavora in questo mondo virtuale, cioè non sono più gli industriali o i proprietari terrieri come una volta i ricchissimi, sono appunto persone che operano in questo mondo, e sono così potenti e così hanno capito così tanto in anticipo come cambiava il mondo rispetto alla politica, che per più di 20 anni sono riusciti a lavorare senza pagare le tasse. E questo non è mai successo con nessuna impresa. Ecco Alfredo, allora prima di aprire un po' la possibilità di rispondere a qualche domanda, mi viene in mente un'altra cosa che mi hai fatto, su cui ho ragionato grazie al tuo libro. Ricordi che nel XX secolo i movimenti di massa, il movimento operaio, la lotta di classe, chiamatela come volete, è stato un po' il controaltare, no? Di fronte a una finanza o delle oligarchie economiche molto forti. Oggi noi, è inutile dirlo, ci troviamo di fronte ad oligarchie fortissime che hanno capitali impressionanti, che sono in grado di poter condizionare la politica di stati o di gruppi di stati. Ecco, allora io mi chiedo se, come tu giustamente rilevi, la lotta di classe, insomma non so come dire, insomma la capacità delle masse di poter condizionare la politica e i governi, come è stato poi, no? nel XX secolo, è fallita, insomma non c'è più, è in crisi, anzi potrei dire che è scomparsa. Allora qui sta un po' l'ottimismo della volontà, no? Perché abbiamo ragionato su com'è complicata la situazione nostra. Mi chiedo, ma quale potrebbe essere un po' il controaltare di fronte a una finanza speculativa, di fronte alle ingiustizie che aumentano sempre di più, le disuguaglianze, col rischio che forse qualcuno non potrà mangiare? Ecco, allora, fai degli accenni sul movimento delle cooperazioni, sulle società di mutuo soccorso che nell'Ottocento sono state una prima risposta, l'associazionismo, la solidarietà diffusa, ecco, è questa la risposta o nascerà qualche cos'altro? Da una parte quella è una parte della risposta, quella sicuramente. Tanto ieri Bezos si è comprato la Metro Goldwyn Mayer,
avete presente il leone? 3 miliardi e mezzo di dollari, 3 miliardi e mezzo di, quindi praticamente saranno... Si è comprato un leone? No, ho comprato la compagnia. Ma solo il leone? Sì, proprio sì, solo il leone si è comprato. Quindi è una concentrazione tale di potere che non ha paragoni nella storia. Poi questo riguarda la lotta con Netflix, perché ovviamente incamerare la Metro Goldwyn Mayer vuol dire una potenza di fuoco per quello che riguarda il cinema. È una parte della risposta a quello che dicevi te. Nell'Ottocento, quando è nato il movimento cooperativo, quando sono nati i sindacati, quando è nato il mutualismo, era una risposta delle persone, dei lavoratori che non avevano diritti, che guadagnavano pochissimo, anzi che erano nella miseria, quindi erano i lavoratori poveri, no? Quella categoria che si è tornata a riaffacciare da non molto tempo, cioè tu lavori ma continui a essere misero, un po' come in tante parti del mondo, e quindi scoprirono la forza del fatto che mettendosi assieme riuscivano ad eliminare quello che li teneva in quello stato lì. È una vecchia storia molto, molto bella. Oggi in realtà è tutto più difficile, perché quelle lotte erano lotte circoscritte territorialmente e tematicamente, nel senso che era il contadino contro il proprietario terriero, era l'operaio col proprietario della fabbrica, c'erano soggetti economici che operavano nello stesso settore e che in qualche modo concorrevano. Comunque la rivoluzione industriale è stata fatta in questo modo qua, i diritti sono arrivati dopo la rivoluzione industriale, non prima, non durante, e quindi era una lotta molto circoscritta e molto comunque di ridiscussione dei termini di lavoro. Infatti non è stata eliminata la proprietà dell'industria, ma sono cambiati radicalmente i diritti di chi vi lavora. Chi faceva l'operaio non era più miserabile, poteva comprare una casa, a un certo punto anche una macchina, vivere degnamente, è nato il welfare, che è una sentenza, ecco, tutta quella storia lì. Oggi in realtà ci sono due elementi da considerare. Il primo è la solitudine di ciascuno. C'è il fatto che il mondo del lavoro attuale, parlo soprattutto per i giovani ovviamente, è un mondo di solitudine, dove tu non sei in una fabbrica con altre 300 persone che sono come te, quindi ti unisci e fai qualcosa, dove ognuno sta per sé, dove il tuo padrone è un algoritmo che ti dice che cosa fai in quel momento lì, e con l'algoritmo tu non puoi parlare, puoi semplicemente cliccare sì o mollare e andare un'altra parte. Quindi questo è un'altra da un lato. E dall'altro lato il fatto che le forze del capitale, per riprendere il tuo linguaggio ottocentesco, oggi sono rappresentate da queste realtà evanescenti. Cioè io dicevo, le più grandi fortune del mondo e le società che anche in Italia stanno guadagnando di più non sono di qua, e va bene, sono multinazionali, ma soprattutto nessuno lavora per loro. Cioè quando qualsiasi multinazionale arrivava in Italia, apriva una fabbrica, aveva i suoi operai e se la vedeva con i suoi operai. Ma oggi chi se la vede? Chi lavora per Google qui dentro, per Facebook o per questo tipo di mondo? Quindi è sempre più dematerializzato il rapporto tra lavoratore e proprietà, è sempre più individualizzato, cioè sempre più solitario il lavoro. Quindi le risposte diventano molto difficili. Quindi ti do la risposta, sì, che è lo Stato. Lo Stato. E lo Stato in questo momento, infatti questo è un tema che si trova nel libro, cioè il fatto che la parte positiva della pandemia è il fatto che si sono capite due o tre cose. La prima, che le delocalizzazioni hanno reso vulnerabile molti paesi, quando tu non fabbrichi più niente che ti sia un momento di emergenza è un problema, dalle mascherine, certo, fino ai microprocessori. La seconda, che la delega in bianco all'economia in questi anni a un certo punto non ti lasciava gli strumenti per intervenire, e quindi lo Stato che è tornato a regolare il nostro modo di vivere, che è tornato a sostenere chi aveva perso la cassa integrazione con i ristori, a fare debito comune europeo, che era un tabù che non si poteva nemmeno citare senza essere accusati di voler far saltare l'Europa, una bestemmia. La global tax, che è un tema di cui si sta discutendo, cioè far pagare finalmente a questa gente qua le tasse al 15%, pensate che grande sforzo, che grande sforzo, e forse ecco, è l'inizio, ma è l'inizio dopo 30 anni in cui la politica ha ceduto il posto all'economia. Sì. Bene, Alfredo, io sono molto contento delle cose che hai detto fino adesso. E questo libro, guardate, io siamo già oltre, è proprio un titolo, l'ho detto all'inizio, quasi quasi profetico, no? Nel senso che sembrerebbe che stiamo varcando una soglia di non ritorno. Anche perché
prima di dare lo spazio al pubblico, ho due domande da farti, ma sui cambiamenti climatici, sulla situazione proprio di sostenibilità ambientale, sul fatto che non ci rendiamo conto che noi non abbiamo un rapporto con la natura, noi siamo parte di questa natura, no? Come ci ha richiamato Papa Francesco nella Laudato Si, no? Che non soltanto siamo uno unito all'altro e non siamo degli individui separati e neanche sconnessi dalla... Abbiamo superato questa soglia, secondo te? E che cosa, come reagirà l'umanità? Perché adesso l'agenda di azzerare le emissioni del 2030-2050 è passata di moda, perché adesso siamo tutti concentrati sull'Ucraina. Poi spero che tu abbia ragione, fra una settimana, 10 giorni, magari questa tensione mediatica calerà e torneranno questi problemi. Ma siamo già oltre, Alfredo? Il libro è un punto interrogativo, appunto. Perché se fossi convinto che siamo già oltre, punto e basta, non sarei a scrivere, ma casomai a godermi gli ultimi giorni di vita. Ma non, penso proprio che non sia così. E quello che dobbiamo registrare è che purtroppo le nostre risposte sono sempre in fase emergenziale. Cioè noi le risposte che abbiamo dato come umanità a qualsiasi tipo di problema è stata sempre diciamo efficace in fase di emergenza e mai di prevedere. Il tema ambientale è il principale tema dell'agenda mondiale, anche se è il penultimo, ma è senza dubbio il principale tema dell'agenda mondiale. È il problema, molto più della guerra in questo momento, della pandemia e di tutto, nel senso che perché il problema, perché più della guerra e pandemia? Perché la guerra si conclude con un negoziato e la pandemia si è conclusa col vaccino. Il problema del cambiamento climatico non si conclude dicendo che da domani c'è la risposta, è qualcosa che si è generato in 200 anni di rivoluzione industriale e che richiede molto tempo e molti sforzi per. Quando Greta parlava di transizione energetica, lo diceva giustamente perché mollare l'energia fossile vuol dire diciamo in qualche modo abbattere le emissioni di CO2 e quindi fare qualcosa di positivo sul cambiamento climatico. Oggi possiamo aggiungere in Europa che transizione energetica vuol dire non dipendere ad esempio più del rifornimento di metano che ci arriva dalla Russia, e quindi che transizione energetica e quindi energia sostenibile vuol dire anche autonomia e anche quindi, possibilità di fare politica non con le mani legate come stiamo facendo attualmente. Paradossalmente abbiamo delle occasioni per intensificare la ricerca di energia rinnovabile. Siccome qua c'è Lino Oldrati che tutto sommato ha voluto insieme al Gabbiano, e rinnovo i miei complimenti perché sono veramente stupefatto dalla partecipazione così ampia. Venire più spesso ai mercati, guarda. Poi soprattutto una presenza femminile che faccio i miei complimenti. Ma siccome c'è anche Lino Oldrati che delle ACLI, che mi ha invitato, che ha voluto fortemente questo incontro, allora io ti faccio una domanda, dovrei farla più a loro, più al mondo cattolico. Ma secondo te questo intensificarsi delle vele di preghiera, ricordo che Papa Francesco il 25 marzo consacrerà l'Ucraina e la Russia al cuore immacolato di Maria, un atto fortissimo, legato molto anche alla profezia di Fatima, eccetera, 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 eccetera. Abbiamo visto le immagini di persone in preghiera in Polonia, abbiamo il ricordo anche di Solidarnosc, no? Che è stato un movimento che ha contribuito fortemente alla caduta del comunismo. Allora io mi chiedo se non c'è anche, lo chiedo a te Alfredo, proprio perché sei uno studioso, un grande osservatore, se non c'è da mettere in campo anche l'aspetto della spiritualità e del pensiero come un elemento nuovo di questa epoca che può essere un controaltare di fronte alle ingiustizie. Sì, sicuramente sì, noi abbiamo un deficit da questo punto di vista, che poi spiritualità non è necessariamente riconducibile al tema religioso. No, spiritualità in senso lato. Appunto, in senso lato, noi sicuramente abbiamo un deficit da questo punto di vista e lo vediamo anche nella produzione filosofica. Cioè noi abbiamo da molto tempo che non abbiamo più filosofi che segnino una strada, che diano un indirizzo, e questo è un indicatore tipico di anche un calo nella ricerca o nello sviluppo della spiritualità. Anzi, i filosofi degli ultimi anni abbiamo addirittura dei pagliacci che dicono di essere tali. E così come dal punto di vista religioso invece non è un momento particolarmente felice, ad esempio nel mondo ortodosso,
No, lì c'è stata una frattura tra la Chiesa ucraina e la Chiesa russa, abbiamo sentito cosa ha detto il patriarca di Mosca, quindi ancora rimasti ancorati a schemi particolari, ma soprattutto questo, diciamo, questo essere schiacciati dal potere o schiacciarsi nel potere, perché queste chiese sono chiese nazionali che dipendono fortemente dal potere e che diventano legittimanti di quel potere, come nel caso della Chiesa ortodossa russa. Quindi sì, è un periodo da questo punto di vista molto povero, dopodiché che questo sia un bene o un male non saprei dire, ma sicuramente quello che anche nei conflitti, anche nel dramma che stiamo vivendo adesso, c'è un grandissimo calo di tensione, isolando il fatto bellico, perché almeno nella nostra storia i conflitti hanno avuto sempre, giusto e sbagliate, più sbagliate che giuste, motivazioni etiche, motivazioni ideali. La guerra fredda aveva a monte due visioni del mondo, senza entrare nel merito chi avesse, non importa, avevano a monte due. Dopodiché, come sappiamo, le cose non sono mai così ideali, però almeno c'era quella dimensione lì che animava anche un dibattito alto. Oggi non c'è più questo, oggi siamo tutti nello stesso sistema, la pensiamo più o meno allo stesso modo, la differenza è che uno è più democratico, l'altro meno democratico, è venuto totalmente a mancare quella tensione lì. Infatti quando Putin utilizza argomenti di quel tipo suonano stonati. Tantissimo. Cioè quando gli Stati Uniti parlavano del mondo libero negli anni 50 o la Russia parlava di lavoratori negli anni 50, tu lo collocavi in un mondo valoriale, ma quando Putin parla di denazificare l'Ucraina in un paese nel quale i giornalisti li ammazzi, gli oppositori li avveleni, ma che cos'era il nazismo? Era quella roba lì. Il nazismo è quella roba lì che invadeva la Polonia, che si prendeva i Sudeti. Allora che cosa sta denazificando? Che cosa? Quindi è totalmente stonato. O quando parla di Occidente, proprio ieri ho pubblicato sui Huffington Post un articolo sull'uso dell'Occidente che si sta facendo in questa guerra, ma un uso totalmente sballato dalle due parti. Cioè, da chi dice che Putin fa una guerra contro l'Occidente e da Putin che parla un Occidente che lo aggredisce. Qua l'Occidente non c'entra nulla. Cioè, l'Occidente erano i paesi che erano occidente di Gerusalemme ai tempi quando Gerusalemme era centro del mondo. Ma oggi parlare di Occidente, uno scontro tra Russia e cose, è totalmente fuori luogo. Quindi ecco, c'è un utilizzo residuale di concetti che riportano momenti alti del pensiero in modo molto stonato, in modo totalmente fuori luogo. Allora, possiamo aprire al pubblico qualche domanda? Eccola, ce ne sono due. Allora, io farei così, se siete d'accordo, Alfredo. Sì. Se siamo proprio telegrafici, il più sintetico possibile, così possiamo dare spazio a tutti. Prego. Bene, è chiarissimo, cioè c'è uno squilibrio fra lo sviluppo tecnologico e il pensiero. Ma chi dovrebbe a quel punto rigovernare? Perché è chiaro che dovrebbero essere gli stati o la politica. O la politica. Va bene, Alfredo. No, telegraficamente rispondi, okay. Quei signori di cui parlavamo prima della Silicon Valley pensano che questo ruolo ce l'avrà l'intelligenza artificiale, che è la frontiera che sta arrivando, quindi
dei software, dei computer che non faranno semplicemente ciò per cui sono stati programmati come attualmente, cioè, un computer non può fare più di quello che è stato programmato, ma avranno la capacità di imparare e quindi di elaborare pensiero in qualche modo, perché quando tu elabori e dici qualcosa per il quale non sei stato programmato, quello almeno per gli umani vuol dire sviluppare un pensiero. E quindi c'è un bel match questo, perché noi non stiamo assolutamente discutendo su questo tema. Sì. Assolutamente sono in mano a queste persone. Al sì, momento sì. Sono in mano, che hanno tra l'altro la massa d'urto dei miliardi a disposizione per fare gli investimenti necessari. Quindi questo sì. Prego. Domanda a te. Si è sentito parlare della Svezia e della Finlandia che vorrebbero rientrare nella NATO adesso. Pensi che sia una cosa possibile? Seconda domanda. Fino a 20 anni fa si parlava che le riserve alimentari del mondo fossero circa per mezzo anno. Adesso a quando sono arrivate e quali sono le prospettive? Allora, subito, sì, sì. Svezia e Finlandia è una delle voci della propaganda che è girata all'inizio, nel senso che sono due paesi, la Finlandia soprattutto, che conosce molto bene cosa vuol dire avere vicini i russi dai tempi che furono e che hanno aderito all'Unione Europea con la condizione che non fossero obbligati, cosa che tra l'altro teoricamente non dovrebbe essere per nessuno entrare nella NATO. Quindi non credo affatto che entrino, che pensino di entrare nella NATO in questo momento, sicuramente no, poi in futuro, ma difficilmente. Allora conviene molto di più stare così, avendo come vicini i russi. Quello che ti riferisci, quello che si riferisce a lei, non credo che sia sull'alimentazione, sulle risorse disponibili in generale. Quell'orologio. Sì. Su tutte le risorse, perché ovviamente tutte le materie prime che noi utilizziamo per tutto, e quell'orologio una volta arrivava praticamente fino a dicembre, cioè noi quasi fino a fine novembre consumavamo ciò che il mondo riusciva a riprodurre, attualmente credo che siamo al mese di luglio, quindi noi stiamo vivendo praticamente per 6 mesi a debito rispetto a delle risorse che non si rinnoveranno più. Questa crisi attuale, quello che può aggiungere sicuramente sono problemi legati al tema della sicurezza alimentare, perché sono due grandissimi produttori di grano. Per quello che riguarda l'energia fossile non creerà grandi problemi, perché quando tu ti attacchi a una, ti colleghi con un gasdotto, non cambi clienti da un giorno per l'altro, e così come noi abbiamo bisogno del gas russo, i russi hanno bisogno che noi gli paghiamo il gas. Infatti il gas noi stiamo continuando a pagarlo regolarmente, e la banca di Gazprom, che è la società russa che esporta il gas, non è sotto embargo, perché non si fermasse quella filiera, se non si è fermata a tre settimane del conflitto non si fermerà, anche perché diciamo che è una reciproca schiavitù quella. Altre domande? No, io direi che sicuramente il primo concetto che non ha nulla a che vedere con il libro. Mi pare che oggi gli scrittori nascano come veramente abbiamo un'inflazione di scrittori. Io direi che lei rimanesse scrittore e non si appoggiasse a nessuno scrivano per scrivere. Non so se sono stato chiaro. Abbiamo personaggi che ogni mese. Ah, ho capito cosa vuole dire. Ogni mese viene fuori un libro. Come possa uscire ogni mese un libro? Ogni anno. Ed è questa la cosa che mi impressiona. Sì. Non ha nulla a che vedere con questa situazione. Però desideravo esprimere questo concetto. Sì, sì. Non so se sono stato. Guardi, per sua serenità, questo libro, in realtà ci sono cose, questo libro qua è composto dalle rubriche che io settimanalmente scrivo per Huffington Post e per Radio Popolare, quindi il materiale che trova qui dentro hanno i più vecchi 3 anni, quindi un libro che è stato scritto in 3 anni, questo diciamo. Sì, nel frattempo ho fatto altri 2 libri ma su altri temi. Aggiungo una cosa, l'introduzione è del responsabile rubrica esteri di Radio Popolare, che dice proprio questo che sta dicendo Alfredo, è una raccolta di tutto la ricerca, la pubblicazione. Aggiornato un po', però il materiale di base arriva anche a 3. È vero che comunque ci sono delle persone che firmano mentre gli altri scrivono, e questo fa parte però dell'etica di chi firma e dell'etica di chi scrive, ed è difficile intervenire su questo. Lo scrivano per il notaio forse. Ecco.
è una patologia comunque del sistema editoriale, questo può esserci. Guarda, però che credo che Giorgio, sì, no, però c'è qualcuno, no, che... dai, noi cerchiamo di scegliere quelli che scrivono un po', facciamo le scelte qualitative, cerchiamo per quanto. No, volevo Papa Francesco, oggi sulla stampa è comparso un articolo, non mi ricordo a firma di chi, forse Sorge, che una utopia o una follia, il Papa che va da Kiev, ma al di là di questa forma, sì o no, non, molti di noi stanno pensando che forse l'unico personaggio, ci si ricollega a quanto si diceva prima alla povertà della politica, forse l'unica persona che può in qualche modo cercare di risolvere è il Papa. Cioè non stanno litigando un gigante in termini sportivi, è come un peso massimo, come un peso mosca, però il peso mosca sta facendo una resistenza incredibile, no? Il terzo, la persona o l'ente che dovrebbe conciliare non esiste. Abbiamo visto i delegati della Cecoslovacchia, piuttosto che Macron che sta al telefono per delle ore, ma nessuno di noi mi sembra che abbia la percezione che sia la persona giusta. E forse l'unico personaggio che comunque è un po' come quando l'abbiamo visto solitario durante il mese di maggio, aprile dell'anno scorso, due anni fa, il Covid, è l'unico che può mettersi sulle spalle tutto questo grande dramma è il Papa. E quindi, cosa dice Alfredo? Ma io proprio due settimane fa avevo scritto su questo quando Francesco si era offerto come mediatore all'Angelus, no? E lì ho servito a ricostruire un po' con i colleghi di Radio Vaticana che quel passo, cioè di quell'offerta pubblica, era scaturita dopo che aveva fatto recapitare un messaggio a Kirill, che è il vescovo, il capo della Chiesa Ortodossa Russa, il patriarca, tramite annunzio apostolico a Mosca, e aveva avuto un ritorno positivo, cioè sulla proposta di proporsi entrambi per cercare di fare una mediazione. E quindi fece questo annunzio. Quello che è successo, mi dicono sempre da Roma, è che Putin ha parlato con Kirill, ha ricordato i favori reciproci che si devono, e Kirill è uscito con quella stupidata delle parate dei gay, quella roba lì, tanto per far saltare, ma che comunque non è saltato il negoziato. Nel senso, non è saltata l'ipotesi, non c'è nessun negoziato. Il Papa ha un'ottima squadra di mediatori, guidata da Monsignor Parolin, che è il ministro degli esteri del Vaticano, uno dei più grandi diplomatici al mondo. Sono stati mediatori tra Stati Uniti e Cuba, riusciti, i mediatori tra la guerriglia colombiana e il governo, riusciti, arrivati agli accordi di pace. E lui in questo momento, gli Stati Uniti, il New York Times oggi lo critica perché dice sì, perché il Papa condanna la guerra ma non la Russia. È ovvio che se tu vuoi fare il mediatore condanni la guerra ma non uno dei due, perché se non sei più mediatore. Io non so se quando si arriverà a un negoziato ci sarà anche dentro il Vaticano, potrebbe anche esserci conoscendo Putin, perché sarebbe l'occasione per legittimare la Chiesa Ortodossa, ma potrebbe anche starci. E comunque diciamo che la persona che ha più titoli in questo momento, perché di pace e di guerra si sta occupando da anni, era l'unico all'epoca del conflitto siriano che chiedeva su questi temi qua, c'è un impegno da una vita, ma non in modo utopistico, perché poi dietro c'è la proposta di una grande diplomazia, che è quella vaticana e quella che guida lui, per mettersi al servizio poi effettivamente di riuscire a portare a casa un risultato, come ha già dimostrato altre volte. Quindi sì, no, non escluderei che possa anche possa avere un ruolo di questo tipo, però qui tutto da capire. Sicuramente ci sarà una Cina e gli Stati Uniti in quella trattativa, questo si può garantirlo. Non so se ci sarà l'Europa, forse la Francia, visto che si è fatta vedere tanto Macron, un qualche contentino glielo danno, ma la trattativa su un conflitto europeo dal quale dipenderà il futuro dell'Europa, difficilmente ci sarà l'Europa rappresentata, lo decideranno ancora fuori. Alfredo, volevo chiederti,
vediamo i paradossi di questa guerra. Secondo te, questa guerra può accelerare il processo di unificazione europea fino ad arrivare a una sorta di confederazione di stati? O l'accelera o lo chiude. Noi siamo arrivati al punto X in questo momento, nel senso che è un dibattito che dovevamo fare dopo la Brexit, quello di che cosa fare con l'Unione Europea, è stato rimandato, adesso è arrivato poi la pandemia, che comunque ha portato verso un passo in più. Con il PNRR si è fatto un passo in più. Adesso c'è questo conflitto che più che un passo è una spinta, quindi o si coglie questo momento, ovviamente prima bisogna che il conflitto si concluda eccetera, ma la priorità per l'Unione Europea sicuramente è quella di fare quei passi che comincino, ad esempio, che possano permettere che ci sia una linea di politica estera comune e di politica di difesa, perché finché tu non ti dai una politica di difesa europea, la NATO è necessaria. Nel senso che non c'è alternativa, l'alternativa devi crearla e su quello vai a negoziare con la NATO una ridiscussione di un dispositivo militare che è nato per la guerra fredda, ma la guerra fredda è finita 30 anni fa. Ma nel frattempo l'Europa da 30 anni a questa parte non si è mai dato un dispositivo di difesa autonomo per dire agli americani grazie, ci avete aiutato al momento giusto, pensate al Nord America, noi pensiamo all'Europa. A casa nostra. Ok, un'altra cosa, giornalismo e comunicazione. Io vorrei ricordare che in Africa ci sono diversi conflitti che durano da anni. Ultimo, questo conflitto dell'Etiopia, che è stata una catastrofe umanitaria senza precedenti, di cui Avvenire, dico anche nel mio piccolo, a bassa voce, il dialogo di Monza, abbiamo fatto anche una diretta sull'Etiopia, giornalismo assente, silente sulle guerre lontane da noi. Questa guerra ci ha colpito perché è in casa nostra, abbiamo paura, siamo tormentati, siamo angosciati. Una informazione monotematica dall'inizio alla fine, tutto quello che si può pensare su questa guerra. Qui però io credo che voi sarete d'accordo con me, immagino, l'opinione pubblica ha bisogno di informazioni un pochettino più variegate. Non possiamo pensare di parlare sempre di pandemia, poi del Presidente della Repubblica, poi della guerra, poi non lo so di che cosa. Cioè, qui l'informazione deve farsi delle domande. Tu che sei un giornalista, Alfredo. La nostra categoria, noi abbiamo diverse maledizioni in Italia. Una è la par condicio, che è una legge che è stata fatta per garantire la pluralità davanti a appuntamenti elettorali, cioè perché tutti i contendenti avessero lo stesso minutaggio, bla 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 bla, e quindi è nato per quello, ma che è entrata nella mentalità dei conduttori da riportare a qualsiasi cosa. Quindi abbiamo avuto per 2 anni i licenziati sul Covid che si confrontavano con dei fenomeni da baraccone, e adesso abbiamo gli strateghi o i geopolitici da salotto, che un po' seguono una tendenza. Seguono una tendenza, sono tutti caracciolo in questo periodo, no? È una tendenza anche su Facebook, ormai di pandemia non si parla, cioè tutti i virologi da Facebook sono diventati strateghi, tutti sanno tutti dei nazisti del Donbass, all'improvviso tutti sanno tutto di tutto, però vabbè, quello lì corre per conto di ciascuno. L'informazione ha una grandissima responsabilità, anzitutto nel far capire a chi sta seguendo la televisione, la radio, leggendo un giornale, la scala di valori, cioè quando parla qualcuno, chi è quella persona che parla e che titoli ha per parlare. Non puoi mettere allo stesso livello tutto e tutti, perché non è democrazia, è follia questo. Cioè il terrapiattista con lo scienziato a parlare di vaccini non è democrazia. Certo. Anche perché loro, i terrapiattisti, hanno più mezzi per farsi sentire dei virologi. Poi chi la spara più grossa, ma comunque, attira l'attenzione. Poi abbiamo una seconda maledizione, che è il fatto che in Italia, se c'era, si è perso da molto tempo fa una tradizione nel raccontare il mondo. Cioè, no, abbiamo avuto sempre grandi firme, grandi nomi che hanno raccontato il mondo, i grandi inviati che adesso non ci sono più, e quindi diciamo, si è passato dal grande inviato, che era la persona che non soltanto era un bravo professionista, ma che aveva alle spalle 20, 30, 40 anni di conoscenza di quel posto, e quindi quando parlava era come sentire un documentario, al trombone. Pensate che la RAI, scusa Alfredo, la RAI ha un solo inviato in Africa.
Questo per dirvi. Pensavo che nemmeno uno avesse. Uno ne ha uno per tutta l'Africa. Ma anche la grande stampa, il Corriere della Sera una volta aveva corrispondenti in ogni continente del mondo, adesso è finito, c'è tanto se c'è quello negli Stati Uniti, esatto, e quello a Bruxelles, che va bene, questo riguarda anche le risorse disponibili, eccetera, ma è piena l'Italia di persone che seguono queste cose, che li conoscono, e dopodiché nel talk show vanno quelli che vediamo. C'è una mano alzata, ho sbagliato? No? E allora è la tua? Lino anche. Lino. Esattamente quello che stiamo vivendo in questo momento con questo conflitto, cioè la scoperta dell'acqua calda, cioè il fatto che noi abbiamo costruito dei rapporti economici molto solidi con la Russia e con la Cina, ma non abbiamo costruito nessun rapporto politico, anche perché eravamo incompatibili, perché erano regimi. E quindi il concetto di interdipendenza è la chiave di lettura di questo momento. È questo che rende questo conflitto diverso da qualsiasi conflitto che fosse avvenuto durante la Guerra Fredda, perché all'epoca della Guerra Fredda i due blocchi non erano interdipendenti, erano indipendenti uno dall'altro, dal punto di vista economico, energetico, politico, bellico, erano due mondi separati. Oggi non esiste più quel mondo separato, il mondo è solo uno, e dove tutti siamo sulla stessa barca, come dice appunto Francesco nell'ultima enciclica, ma soprattutto che ci porta ad avere una forte dipendenza a prescindere, con altri paesi, a prescindere da chi li governi. Cioè tu non puoi fare a meno di avere un rapporto con la Cina per avere un certo tipo di progetto industriale, per avere un rifornimento sulle terre rare, non puoi fare a meno della Russia se vuoi che ti arrivi il metano a casa, non puoi avere a meno con la Birmania che è diventata una dittatura militare se ti interessano anche lì le terre rare e il petrolio. Quindi in realtà noi viviamo in due mondi paralleli. Uno è il mondo reale, nel quale nessuno guarda in faccia a nessuno, siamo diventati interdipendenti e quindi abbiamo raggiunto, se vogliamo, un grande obiettivo dal punto di vista economico, cioè il fatto che il mondo diventa un organismo unico nel quale ciascuno fa qualcosa, ma l'altra faccia di questo è che tutto ciò avviene soltanto per rapporti economici, perché non siamo stati in grado invece di costruire un tessuto di politica, di legami di altro tipo. Il diritto internazionale praticamente è stato cancellato, le sanzioni fanno ridere, e quindi ognuno agisce come vuole, ma vediamolo nel piccolo dell'Unione Europea rispetto al mondo. Cioè noi avevamo un obiettivo 10 anni fa che era quello da un lato di creare un'area, diciamo, di civiltà che si cominciasse a articolare verso l'obiettivo degli Stati Uniti d'Europa, e per quello ci volevamo dare una Costituzione, perché non esiste uno Stato senza una Costituzione, e dall'altro, attraverso l'euro, volevamo mettere in comune l'economia del continente. L'euro è andato avanti al galoppo, con Maastricht, con i parametri, con tutto quello che conosciamo. La Costituzione è stata fondata dai cittadini francesi e cittadini olandesi, ma è morta lì. Quindi noi oggi abbiamo una gamba, che è quella economica, che ci tiene assieme, ma non abbiamo la gamba politica. Questo nel piccolo, figuriamoci nel grande, cioè, usciamo dall'Europa, guardiamo il mondo. Cos'è il multilateralismo oggi? Praticamente una scatola vuota, cioè non si sta risolvendo nulla. Glasgow, la COP26, l'ultima sul cambiamento climatico, si è uscita col nulla. 10 giorni fa c'è stato il vertice Unione Europea-Africa e si è uscito col nulla. Perché l'Europa, l'unica cosa che interessava gli africani è che controllassero i loro migranti che non venissero in Europa. Ma ti pare che tu fai un vertice tra due continenti dove l'unico problema è che non ti arrivi la gente?
quando per la Cina è una grande opportunità e per te è soltanto un problema. Ovviamente che non esiste, il multilateralismo è stato ridotto al tentativo di mettere a posto delle cose piccole, delle miserie praticamente. Cioè che i rapporti con l'Est, con i Balcani, con l'Europa si riduca al tema dei migranti ci fa capire a che punto è scivolata la politica. Perché quello lì non è un problema, o meglio, è un problema perché tu non hai fatto politica. Perché dall'Africa continua a uscire gente, perché dalla Siria continua a uscire gente, quindi casomai è la tua colpa che ci sia quel problema. Ma questi sono ragionamenti che sono fuori dalla gente. Esatto, Alfredo, proprio su questo ultimo... sul tema politico, e poi magari se non ci sono altri interventi chiudiamo. Il deficit della politica, hai detto bene, vorrei ricordarvi alcuni personaggi. Churchill ha fatto quello che ha fatto, poi ha perso le elezioni. Kohl, so se vi ricordate questa cosa, Kohl in Germania ha detto dobbiamo unificare, subito dopo la caduta del muro di Berlino, dobbiamo unificare la Germania, con grandissimi mal di pancia interni, però ha detto bisogna farlo, e ha avuto ragione, e ha perso le elezioni. Ecco, cioè, a me sembra che il deficit di politica sia un deficit di formazione, cioè se un politico inizia a guardare i sondaggi e dice allora i migranti danno fastidio, bene, picchio sui migranti, quell'altro... Allora, io ho la sensazione che manchino dei luoghi. Non so, Alfredo, io vorrei sentire il tuo parere. Manchino dei luoghi dove la classe dirigente si forma. E che manca anche, consentitemelo, uno spirito un po' paterno e pedagogico della politica. Cioè, noi abbiamo avuto una classe dirigente, penso ai dirigenti del PC e della Democrazia Cristiana, non tutti, che hanno detto bisogna fare questa cosa. Perché? Perché fa bene al paese. Un padre cosa fa con i figli? Devi fare questa cosa. Perché? Perché ti fa bene. Ecco, io ho la sensazione, Alfredo, io non so se questo sì. Ragionamento ha un senso o che no, cosa. Ha molto senso, a parte che è un riflesso condizionato dalla politica fatta con i social, quella di seguire gli umori in tempo reale, questo è un altro con grandi figuracce, con di grandi parte, figuracce, di qualche quello che abbiamo visto settimana scorsa, io non ricordo una figura del genere, non ricordo chi ha consigliato di fare quella roba, vabbè. Ma lo statista è uno che ha il coraggio e ha una visione e ha il coraggio di convincere un popolo che anche se non lo capiscono, anche se non si vede in quel momento, a lungo andare. L'ultima è stata la Merkel con i profughi siriani. Esatto. Quando ha detto no, signore, guardate, e non era popolare il tema, guardate che questo per la Germania è cosa buona, non lo capite adesso ma lo capirete più avanti. Ecco, io mi ricordo Chirac. Che un po' prima anche lui è finito tra scandali eccetera, ma un po' prima di finire il suo mandato da presidente era inaugurare un impianto nucleare di quarta generazione che se andava bene si sarebbe visto dopo 20 anni. Quello è uno statista, c'è uno che sta facendo un investimento su qualcosa che accadrà addirittura quando, perché era già anziana, addirittura quando non ci sarà nemmeno più. Ecco, questo si è perso totalmente. E questa è la differenza tra lo statista, che in questo momento abbiamo un grande deficit, e il populista. Perché il populista fa esattamente il contrario. Non ha nessun pensiero lungo, semplicemente asseconda gli umori del momento. Ed è per questo che è pericoloso il populismo, perché assecondando gli umori del momento, se quegli umori sono sbagliati, non fai altro che legittimarli. Non fai altro che legittimarli, e questo sappiamo, molti populismi che derivi hanno avuto appunto da quella legittimazione. Quindi è un tema anche democrazia è insospettabile, quello che è successo l'anno scorso negli Stati Uniti è qualcosa che è impensabile, un tentativo di colpo di Stato negli Stati Uniti, perché un presidente ha mandato la folla a dare l'assalto al Parlamento è un film. Scusate, ma non è realtà una roba del genere, ed è successo. Quello che è successo in Brasile, dove un presidente ha deciso di isolare una città importante come Manaus nel cuore dell'Amazzonia per sperimentare l'immunità di gregge senza mandare meno l'ossigeno per vedere cosa succedeva, se crepavano, se si salvavano, e adesso accusato di genocidio. Ma non parliamo di un dittatore, uno che è stato eletto 2 anni prima. Quindi veramente le derive del populismo possono essere terrificanti.
coincido con te, non c'è nessuna formazione al fare politica, la politica è considerata una brutta parola, ma è quello che volente o nolente governa il mondo, governa noi. Quindi questo scollamento tra l'idea della politica e il ruolo della politica, cioè l'idea che si ha comunemente e il ruolo invece centrale della politica, è un problema serissimo che in passato non esisteva, e questo è un altro motivo per i quali torniamo al tema di prima, perché non c'è nessuna tensione ideale, perché non c'è nessun pensiero fondamentalmente. Non c'è nessuna tensione ideale. Va bene, io non so se c'è proprio la domanda finale, il domandone conclusivo che mette un po' in difficoltà Alfredo, perché fino adesso ha risposto bene. Eccolo, eccola in fondo la domanda. Christian, lo conosco. No, non sentiamo e non ti vediamo, sembra una voce dell'oltretomba. Una voce squillante. Però non funziona lo stesso. Ciao Alfredo. Allora, la prima domanda è, non abbiamo visto che non ha funzionato, quindi che ruolo potrà avere, ormai su questa guerra forse nulla, ma sicuramente andrà rivisto, perché altrimenti è toccato. Quindi il tuo pensiero su questo. La seconda cosa, torniamo alla guerra, ovviamente è ancora credibile Putin. Se domani anche si arrendesse, ma come potranno i leader? Stringigli la mano, sì, bella domanda. L'ultima domanda che va a chiudere il quadro è la Cina adesso. Sì. Stiamo ancora qua una mezz'oretta. Vado veloce, se non me li dimentico. Le Nazioni Unite, così come sono il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le Nazioni Unite, come sapete, è un organismo complesso con tante agenzie che funzionano bene, male, mediocremente o brillantemente, ma il Consiglio di Sicurezza, che è il luogo nel quale vengono decise le sanzioni vincolanti per tutti i paesi membri, dove ad esempio si decisero la guerra contro Saddam Hussein dopo l'invasione del Kuwait, senza che nessuno all'epoca mettesse il veto, e per questo motivo quell'alleanza lì della guerra del Golfo aveva dietro il diritto internazionale. Questa è l'eccezione che conferma la regola, perché come sappiamo il Consiglio di Sicurezza ha un meccanismo della guerra fredda, che è quello delle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale più la Cina, sono 5 paesi che hanno il diritto di veto, quindi non passa mai nulla, perché sempre c'è qualcuno che è amico dell'altro. Quando non è la Cina, la Russia, quando non è gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, è un meccanismo inceppato. Qualche anno fa c'è stato un momento importante di tentativo di riforma del Consiglio di Sicurezza, era una proposta italiana molto molto ben fatta, un bravissimo diplomatico all'epoca che l'aveva condotto, sembrava che ci fosse il peso specifico dei voti per poterlo fare, che prevedeva sostanzialmente due cerchie di rotazione. Un gruppo che ruotava più velocemente dei paesi più importanti e un gruppo che ruotava un po' più lentamente dei paesi meno importanti, anche perché San Marino vale tanto all'Italia formalmente, quindi si distingueva la differenza tra Italia e San Marino. Ma questo è stato insabbiato perché le potenze non hanno voluto perdere il diritto di veto, è stata la Gran Bretagna soprattutto quella che non ha voluto perdere, perché loro non si sono ancora rassegnati al fatto che è finito l'Ottocento, che è morta la regina Vittoria, non c'è più l'impero, è un problema di nostalgia che non riescono a togliersi di dosso. Putin sarà credibile, dipende come esce. Putin non è al momento, da quello che si capisce, non è a rischio nel suo paese, ma come sappiamo un leader che fa una guerra ovviamente può perdere tutto a seconda di come vada quella guerra. Il punto che per la Russia, che anche se dovesse uscire bene dal negoziato, cioè anche se ottenesse almeno metà delle cose che sta chiedendo in questo momento, le conseguenze economiche per i russi è così alta che il malcontento sicuramente lo metterebbe in difficoltà, per questo motivo che il regime è nettamente peggiorato in quest'ultimo periodo dal punto di vista degli spazi, dal punto di vista della possibilità per i russi di sentire altre campane, dal punto di vista della libertà di stampa che praticamente non c'era, adesso è peggiorata, quindi diciamo si è molto irrigidito. Dicevo, le sorti di Putin dipendono relativamente dal conflitto, ma dipendono molto di più dalle conseguenze economiche nel suo paese di questo conflitto. La Cina non è contenta, questo lo abbiamo già capito tutti che non è contenta,
La Cina, quell'astensione pesa tantissimo, dice chiaramente un mondo di cose, oltre al fatto che tutti i satelliti cinesi sono astenuti come loro, quindi loro non stanno sostenendo a spada tratta la Russia. Poi fanno delle dichiarazioni ambigue, come ha fatto ieri, loro non vogliono mettere in discussione gli accordi economici che ha firmato con la Russia, tra l'altro durante le Olimpiadi d'inverno, per il rifornimento di energia fossile, ma sicuramente non manderanno mezzo fucile in Russia per sostenere Putin. C'è la richiesta di armi, se è vero che sia stata fatta, sicuramente non la vedremo. La Cina, dicevo, non ha da guadagnare in un mondo come questo, nessuno che ha il ruolo economico della Cina ha da guadagnare in un mondo sconvolto, e soprattutto la Cina sa benissimo che se dovesse venire sul serio in soccorso della Russia, le sanzioni che oggi hanno i russi automaticamente le arrivano in testa anche loro. Quindi la Russia sarà della partita della mediazione, farà parte del gruppo di potenze che hanno mediato, e questo in diplomazia lo si capisce, perché quando tu ti astieni ti stai già candidando automaticamente a far parte per conto dei russi, perché poi ci saranno quelli per conto degli ucraini, no? Siccome, come nei matrimoni, gli invitati della sposa e dello sposo, che la Cina sicuramente farà parte di quella partita. La Cina ha l'interesse che questo si concluda velocemente, e speriamo che sia una nozza di cana col miracolo della pace, eh? Ecco. Sì. E allora, io non so perché, ma il direttore della libreria ha messo qua dei libri, non ho capito il motivo, eventualmente cercate di capirlo voi, ci sono qua di diversi volumi. Sì. Io vorrei concludere leggendo quattro righe di questo libro che ricordo mi ha appassionato, e che è una nota abbastanza positiva, insomma, che ci chiama, ci interpella. Rispetto a un secolo fa, oggi siamo molto più passivi rispetto al buio che ci avvolge. Tuttavia, perché una nuova stagione di diritti veda la luce, questa volta non c'è bisogno di inventarsi nulla. Basta aggiornare la vasta legislazione esistente e soprattutto trovare la forza morale e politica di applicare i diritti con rigore e diffonderli con il buon esempio. Grazie.